È possibile che l'Europa su questo tema non dica niente. Lo stesso vale per la Turchia, che però è un problema ancora diverso. La Turchia ha, appunto, come ricordava Laura Ravetto, si è affollato un bel 2 milioni di profughi, però è altrettanto vero che la Turchia, che adesso ha proposto la creazione di uno Stato comune, di un'area cuscinetto, la Turchia è anche stato il valico prediletto dai jihadisti, dai foreign fighter, dalle armi. Perché non si sente mai in maniera netta, se non su media di nicchia, una presa di posizione su questo? È una domanda ingenua, però. No, è una domanda molto, molto profonda, alla quale ci vorrebbe quasi una giornata per capire anche tutte le varie dinamiche, non solo europee, ma effettivamente di business, perché qui si parla di business e non più di quell'immigrazione. Io mi associo agli altri colleghi, ringrazio Stella per questo evento, mal comunicato, e si vuole anche diffondere quello che si crede sia più importante. Ci sono in quei paesi che lei ha fatto riferimento un potere di controllo anche dei media e delle informazioni per non far uscire certe informazioni molto forti. Guardi, io ero ieri in Cina e devo dire che il potere del Partito Comunista è anche nell'ambito della comunicazione molto forte nel bloccare. Proprio per questo sono ritornato, sono contenta di essere in Forza Italia, in un partito assolutamente liberale, un partito che ha delle difficoltà, questo poi, come giustamente ha detto anche Trattarella, totalmente condivido, però dobbiamo essere anche capaci di fare un'analisi in merito a quei paesi che di libertà non ne sentono molto. Mi ricordo Daniela che su questo ne ha fatte tante battaglie sulle donne. Immaginatevi su quando si parla di un business così concreto, anche perché l'Europa su questo ha delle difficoltà. E io entrerei subito nel merito, cercherò di avere tempi europei. Innanzitutto noi dobbiamo dire che il fallimento che l'Europa ha avuto e che sta cercando di recuperare piano piano, anzi secondo me in modo troppo lento, si chiama Consiglio Europeo. Quindi diamo un nome e un cognome, non entrerò nei tecnicismi, ma entrerò negli egoismi nazionali. Quando io ho un certo Orban, qui onestamente non stimo molto nell'approccio che ha, nonostante sia del PPE, perché bisogna avere anche delle critiche costruttive, cerca di tutelare solo ed esclusivamente i propri interessi. Quando la Polonia cerca di tutelare solo i propri interessi, non ricordandosi come è stata l'Italia e tanti altri paesi solidali, quando in Polonia hanno avuto problemi e quando li abbiamo accolti tutti, questo vuol dire che l'Europa non riesce a fare quel passo in più, quel passo dove il Parlamento europeo e la Commissione europea, che immediatamente hanno dato una risposta all'immigrazione, immediatamente hanno dato le quote obbligatorie, ma sono state bloccate dagli Stati membri. L'Italia su questo conta poco. L'Italia all'interno del Consiglio europeo, anche nel caso della Grecia, veniva messa in disparte e gli accordi nelle pause venivano fatti tra Merkel e Hollande. Questo è un problema che dobbiamo porci. Quindi guardiamoci innanzitutto in casa nostra e cerchiamo, come ha detto anche l'amico Mario, di potenziare quello che l'Italia deve fare. E per fare questo, permettetemi di fare una piccola operazione verità. Perché se tanto viene comunicato, noi tanto dobbiamo dire anche ai nostri amici, a voi che siete i nostri assolutamente simpatizzanti e siete sempre stati con noi, e le prime pagine dei giornali vanno a chi è rimasto in Forza Italia, a chi continua a esserlo, perché è troppo facile, come diceva giustamente anche Pietro, avere questa porta girevole, perché la porta girevole prima o poi si ferma e ci vogliono anche dei principi di lealtà e di coerenza, nonostante, permettetemi due parole, Giussalini sia una persona che io stimo, ho sempre stimato, l'ho sempre detto ai miei colleghi, ed è stato un bene che sia in Forza Italia, e questo è molto chiaro. Dopo di questo sul territorio ne ragioneremo e ragioneremo anche le varie dinamiche. Che cosa Forza Italia ha portato a casa? Perché se stiamo risolvendo il problema dell'immigrazione lo dobbiamo principalmente a Forza Italia. E allora su questo dobbiamo essere anche molto chiari. Innanzitutto noi abbiamo ottenuto il cambio
di Dublino, che per noi è fondamentale, perché noi, a differenza di Orban, non è che possiamo costruire i muri nell'oceano, i muri nel mar Mediterraneo, i muri che non possono essere effettivamente realizzati. Secondo, Forza Italia ha ottenuto l'obbligo dei rimpatri per chi è clandestino, e i rimpatri non vengono gestiti dall'Italia, ma vengono gestiti a livello europeo. Altro aspetto, la distinzione tra profughi e clandestini. A differenza della sinistra estrema, dove dice volemosi bene tutti e imbarchiamo tutti perché le loro cooperative devono guadagnare, quello che noi abbiamo chiarito è tra profugo e clandestino. Tu sei profugo, bene, hai il diritto di stare all'interno dell'Unione Europea, non solo in Italia, all'interno dell'Unione Europea. E allora qui però devo fare un piccolo e brevissimo passaggio sulla Lega Nord, perché è bello essere amici, è bello avere degli alleati, ma gli alleati devono essere anche leali, perché altrimenti io non li chiamo alleati. E allora un caro Salvini che viene a dire che Forza Italia ha votato una buffonata, forse Salvini è meglio che ripensi a quello che, non essendo molto presente in Parlamento, non ha votato. Noi abbiamo votato a favore della riallocazione dei profughi, perché non possiamo tenerli tutti a casa nostra. È inutile che si vada in piazza come Lega e si dica tutti a casa e poi nelle sedi opportune non voti o non sei presente perché devi andare al mattino in televisione. Questo non è un problema di tutelare gli italiani. Reagire con forza sul territorio, dire e assolutamente dichiarare la verità di quello che noi abbiamo fatto. Noi come Forza Italia e non come Lega abbiamo chiesto la distinzione tra profughi e clandestini, abbiamo chiesto il cambiamento di Dublino, abbiamo chiesto i rimpatri obbligatori. La Lega su questo ha votato contro. Ecco, ha votato la Lega contro. Ha votato contro, credo, per una questione di numeri, no? Diceva, i numeri che sono stati concordati sono ridicole rispetto alle necessità, quindi noi votiamo no a una pagliacciata. E questo tema dei numeri, è possibile che l'Italia abbia sempre un po' questa sensazione di essere un po' subalterne? Sono venuti fuori questi numeri, noi siamo alla fine un paese... No, su questo io chiederei proprio ai media di darci una mano nel dichiarare anche le verità che ci sono, perché la Lega ha votato due volte contro. Primo, quello che io vi ho indicato, ha votato contro al cambiamento di Dublino. Attualmente la Lega non vuole cambiare Dublino. Questo è quello che ha votato al Parlamento Europeo. Non vuole i rimpatri, non vuole il mantenimento di Schengen, come ha detto Laura perfettamente. Vuol dire tutti a casa nostra. Il caso di Ventimiglia, un certo nostro amico Giovanni Totti se lo ricorda bene. E questa è l'amica Marine Le Pen che chiude le frontiere e ce li lascia in casa. Quello che lei fa riferimento ai numeri, mi spiace che la Lega, oltre a volte a non essere presente in Parlamento, non legga neanche i documenti, perché quei benedetti 120.000, quel numero a cui si fa riferimento e ci hanno definito quindi votare una buffonata, è solo ed esclusivamente un valore aggiunto. È un più che noi abbiamo ottenuto da un negoziato. Quei 120.000, e se Salvini leggesse effettivamente le carte non avrebbe questi problemi e difenderebbe sicuramente meglio l'Italia, sono legati al PIL, alla densità di popolazione e alla situazione economica. Quindi è un valore aggiunto, poi lo spiegherà sicuramente anche meglio Antonio ed Elisabetta, che abbiamo fatto un comunicato congiunto, perché noi siamo persone serie, che quello che diciamo in Italia lo facciamo anche in Europa, non andiamo alla pancia degli italiani per poi invece fregarli in Europa con altre situazioni. E su questo mi spiace che Salvini abbia preso un grandissimo abbaglio, perché quei 15.000, che possono essere pochi, sono un valore aggiunto rispetto a quelli che avevamo già deciso. E l'altra questione che chiedo, e mi spiace che devo andare via, non sento gli altri oratori, è quella del rispetto tra gli alleati. Salvini abbassi la cresta, è al 15%, Berlusconi quando era al 30-36% ha avuto un atteggiamento di grande rispetto nei confronti della Lega. Salvini è brava! E nello stesso tempo anche centinaio dichiarano di stare con la Merkel. Allora questo è il problema che noi dobbiamo affrontare, quello di avere l'orgoglio di Forza Italia
e noi non siamo secondi alla Lega. Noi abbiamo l'orgoglio di avere anche un presidente Berlusconi che ahimè la magistratura ha messo in panchina, ma siamo noi che dobbiamo svegliarci e non rimanere anche noi in panchina. Reagiamo, e questo non è sicuramente quello di lasciare libero il campo a Salvini, che è solo abituato a fare lotta di opposizione, al contrario di Maroni e di Zaia e di tanti altri che hanno saputo governare con noi e governare bene. Ma mi fermo un secondo perché voglio...